Questa è una straordinaria notizia. Eccolo, è tornato a trovarci il professor Raffaele Morelli, psichiatra e direttore di Rizza Psicosomatica. Finalmente! Finalmente, finalmente. Allora, vorrei darle un abbraccio, ma è come se. Intanto ho preparato una scaletta, del nostro incontro, anche se seguo come lei mi invita sempre il mio istinto, perché sbirciando nei numeri in edicola, ho trovato, come spesso mi capita, un fil rouge straordinario che ci permette oggi insieme a lei di fare un lavoro, delle riflessioni che ci possono aiutare a riprendere e a farlo nel modo giusto, dando voce a quella parte di noi unica e speciale che lei nei suoi incontri, nei suoi articoli, nei suoi libri ci aiuta a riscoprire. D'accordo? Andiamo? Andiamo, Andiamo. Intanto, la prima cosa che noi vogliamo fare è imparare a prenderci cura di noi. Dopo questo periodo in cui ci siamo sentiti schiacciati, un po' confusi, incerti, la ripresa è riprendere in mano la nostra salute, il nostro benessere, il nostro equilibrio. L'ho preso da qui. Prof, confesso che ho copiato. andiamo. La ricetta di questo mese è dedicata a questo prendersi cura di te, no? Ma com'è prendersi cura di se stessi? Ecco, Com'è? bravo. La prima regola da imparare è la discontinuità. L'anima, la psiche, è discontinua. Psiche vuol dire soffio, sottile, come il vento. Dentro di noi ci sono tanti aliti di vento. Allora, adesso mi viene in mente che mio marito non mi piace più, questa è una mail che mi è arrivata. Come faccio a dirglielo? Dopo 30 anni? Perché? Beh, devo dire un po' impegnativa la cosa. Allora, fai la cosa più importante. Questa ti piacerà, Nicoletta. Fai la cosa più importante. Dentro di me si è formata questa idea. Io, dopo 30 anni di matrimonio, mi accorgo che non amo più mio marito. Mi accorgo, prendo atto nel silenzio di questa cosa. Non l'errore che si fa sempre. Non amo mio marito, cosa faccio? Dico, glielo Sì. dico, l'anima ti ha mandato un messaggio, guarda che tuo marito non ti piace più, non lo ami più. No? L'anima vuole che tu prenda atto. Prendersi cura di sé è prima di tutto prendere atto. Cosa vuol dire prendere atto? Guarda, si è affacciato questo pensiero e io Raffaele, io Nicoletta, io Giovanni, io Michela, sono qua per custodirlo. Perché? Perché viene da una voce che non mi appartiene, viene da una voce sconosciuta. Questa è l'anima. L'anima non parla, ti dice ore 15 non ami più tuo marito, ore 16 dirglielo, ore 18 trovare un altro, ore 20 andare dall'avvocato. No! L'anima funziona per messaggi che sono molto larghi, come quello dei sogni. Però guarda, qualcosa dentro di me mi sta dicendo, tuo marito non lo ami più. Ma come facciamo a capire che questo messaggio ci viene dall'anima e non da altro? Perché non l'hai programmato tu. Tutto quello che non hai programmato tu viene dall'anima. Il fatto che tu ti accorgi di non provare, per esempio, il piacere di vederlo, di rivederlo, che ti dà fastidio, questo viene dall'anima. Ma l'anima non ti sta dicendo cosa fare, ti sta dicendo che sta parlando dell'esterno per parlare dell'interno. Cambia le parole, il mio marito interiore non mi sta piacendo, l'uomo che c'è dentro di me non mi sta piacendo, no? Allora è dentro di me il problema, non è mai esterno. Allora come faccio ad andare d'accordo con me? L'anima forse vuol dirmi che io ho una parte maschile che non uso, sono troppo passiva, troppo dipendente, e per avvisarmi mi dà un dolore per dirmi guarda che tuo marito non ti piace più, ma non è tuo marito lui, è il tuo marito interiore, ogni donna ha un marito. Tu non fai l'amore con tuo marito, tu fai l'amore col tuo uomo interiore e tuo marito è quello che accende l'uomo interiore. Dobbiamo capovolgere, dentro di noi ci sono fiori in me, fiori. Ma se io racchiudo tutto glielo dico o non glielo dico, dopo 30 anni cosa gli dico? Perché dirglielo? È una cosa che riguarda te. Perché noi tendiamo a risolvere e a sfuggire dal dolore, a cui lei dedica molte
molti dei suoi articoli, del suo libro, al rapporto che noi abbiamo col dolore. Un pensiero che provoca dolore, cerchiamo di eliminarlo come? Affrontandolo e risolvendolo, attribuendo quel dolore a qualcuno o qualcosa che l'ha scatenato, e quindi da lì non mi piace più il mio lavoro, non mi piace più il mio marito, non mi piace più, che cosa posso fare per? Invece la soluzione... Sono diventata moregliana, dica la verità. Invece la soluzione sta nell'ascolto e nel non cercare di risolverlo. La non soluzione è la soluzione, ascoltare. Io prendo atto. Ti racconto una storia. Sì. L'altro ieri mi è arrivata un'email sulla mia iPad personale. Come tu sai, io ho un telefonino ottocentesco. Come il mio. Soltanto l'iPad, dove ogni tanto ricevo messaggi. Fine. Allora, mi arriva la foto di una donna con una bambina e mi dice: adesso ti dico cosa è successo. 10 anni fa, l'avevo scritto anche in un libro, è venuta a trovarmi un'anoressica, grave, molto grave. Io non mi occupo di anoressia, ma lei l'aveva vista in televisione e insisteva per venire da me. Ha insistito a tal punto che ha detto: venga. E mi fa: sì, però posso venire, ma sai, io sono una persona che ha 9 gatti, cioè una cagnolina che ho raccolto dal canile, e quindi non posso lasciarla, devo venire per forza con la cagnolina. Venga con la cagnolina. Diamogli un nome alla cagnolina, Asia, lei chiamiamola Giulia. No? Morale, vedo questa donna magrissima, no? E mi dice: guarda, però io sono venuta da lei perché di lei mi fido, perché io non voglio ingrassare, io voglio restare magra. Ho detto: sì, però vedi, a 34 kg lei passa da un ricovero all'altro, no? A 36 lei può anche farcela, no? Mantenere l'anoressia, che non dobbiamo mandarla via l'anoressia. Dico: sa perché? Perché l'anoressia è un'energia cosmica che ha scelto lei. E gli ho detto: vado a cercare poi sui libri, su internet, vado a cercare il simbolo dell'anoressia. Per esempio, per molti mistici si chiamava la santa anoressia, perché erano donne molto intelligenti, ma che avevano una spiritualità tale che incontravano il divino non mangiando. Quante cose non sappiamo, Nicoletta, quante cose non sappiamo. E lei ha iniziato una ricerca. E gli ho detto: però dobbiamo fare un patto. Non cerchiamo di ingrassare, ma dobbiamo mantenere quel peso in modo da andare più nei ricoveri. E così veniva ai miei incontri, veniva ai gruppi del giovedì. Io facevo dei gruppi anche fuori Milano, in Piemonte, e veniva anche lì, sempre col suo cagnolino. Io capivo come stava lei dalla cagnolina. Se la cagnolina veniva e mi leccava, stava bene. Se veniva e si metteva in un angolo, vuol dire che lei non stava bene. Morale, ha mantenuto il peso. Aveva avuto qualche storia sessuale, andava tutto bene. Un giorno mi fa: sa dottore cosa è successo? Sono tornate le mestruazioni. Che è un ottimo segno. È un ottimo segno, ma molto conflittuale, perché da quel momento lei può restare gravida. Nel frattempo incontro un uomo che le piace moltissimo, col quale ha una storia sessuale molto coinvolgente, e io le dissi: guardi che stiamo andando oltre il peso che avevamo previsto. Lei fa: sì, ma sto attenta, morale, rimane incinta. Rimane incinta e incomincia: io non posso sopportare, dottore, che il mio corpo è in grado, non lo posso sopportare, devo abortire. Poi l'ho chiesto a mia madre, alle mie migliori amiche, e tutti mi hanno detto: non sai occuparti di te, vuoi occuparti di una bambina. E quando dice la parola bambina mi ha colpito, io non ho detto niente. Io ho imparato che il mio lavoro non si va da uno psicanalista, uno psicoterapeuta a chiedere consigli, quelli puoi chiedere alla fattucchiera, e se ti dà consigli è uno psicanalista sbagliato. E io ho mie le parole di Jung: non interferire. E io le ho detto: guardi, no, ma lei mi dica qualcosa. Dico: guardi, io non posso decidere per lei, ma lei cosa pensa, che è meglio che tengo la bambina o no? Era il primo mese, quindi ho detto: guardi, io ho incontrato, dentro di me c'era la parola bambina. Ho detto: guardi, sinceramente io posso aiutarla, no, nello star bene, ma se tenere un bambino, no, non è il mio compito, no, è il suo compito, non è il mio, è il suo. Fa: però lei mi promette che anche se io abortisco lei c'è. Dico: certo, io ci sono, che lei lo tenga o che lei abortisca, però è una scelta che spetta lei, e se vuole un parere non ascolterei più nessuno. Il suo uomo, di cui non dico altro perché si potrebbe riconoscere, il suo uomo le dice: guarda Giulia, che tu a me mi piaci da impazzire magra, io non posso sopportare che tu mi ingrassi. Oh mamma mia, io non potrei fare lo psicanalista, professor Morelli, perché già direi la mia.
Avrei già parlato molto a questa Giulia e avrei sbagliato, ma... E lui mi diceva, guarda, che io se tu ingrassi io non ti voglio più. Vederti, di vederti gravida con la pancia è una cosa che mi fa impazzire. E lei quindi, fissa, era un lunedì mattina, sono passati 10 anni, era un lunedì mattina e lei fissa l'appuntamento per andare per l'aborto. La sento il venerdì e mi dice, guarda, tutto a posto, ormai ho deciso. Dentro di me, io mi dicevo, ma questa bambina è una bambina dell'anoressia, perderla vuol dire distruggersi, la vedevo riprecipitare nel suo inferno, degli anni prima un ricovero, un altro ricovero, una volta andata anche in coma, cioè, beh, se perdi la bambina, pensavo fra me e me, lei perde il suo destino, perché è bastato un attimo di mestruazioni perché diventasse gravida, perché qualcosa dentro di lei voleva la gravidanza, la bambina, diceva, la bambina. Vabbè, non le ho detto niente, e fra me e me dicevo, l'inconscio ci penserà. C'è un bellissimo pezzo di Jung che diceva, quando di un paziente io non so cosa dire, non capisco niente, io aspetto, e anche quando vedo che il problema non si risolve, aspetto che l'inconscio faccia un passo. Lì me l'avrebbe detto il daimon, no? Sì. Aspetto che l'inconscio faccia un passo, e questo passo non arrivava, venerdì, sabato, domenica, niente. Tenevo il telefono aperto, anche se quando vado a casa sta col telefono. Tenevo il telefono aperto. Domenica notte, niente, lunedì mattina alle 8:30. Dottore, dottore, non sa cosa è successo, non sa cosa è successo, cosa è successo? Ho fatto un sogno! Mi sono svegliata, no? Allora, mi vedevo nel sogno con una bambina appena nata, piena di meconio, sporca, mi faceva schifo, mi creda. Ma lei si arrampicava sulla pancia, mi succhiava il seno e diceva, tu hai bisogno di me, ricordati, tu hai bisogno di me. Ma come posso abortire così? Come se avessi detto io di abortire? Ma non posso abortire, lei mi capisce? Non posso abortire! E dopo 3-4 anni è venuta a trovarmi con la piccola, e poi non l'ho più sentita, la sentivo ogni tanto. Però, e ieri, l'altro ieri mi ha mandato la foto di lei, la bambina che ha 16 anni, una bambina bellissima. E lei la vede una donna... non più magrissima, no? Non avevo, perché non abita a Milano. E parlavo con il mio collega, Vittorio Caprioglio, che è il direttore dell'Istituto Rizza, che è un grande psichiatra, un grande giornalista. E dicevamo, ma possibile, Raffaele, che l'inconscio si è fatto vivo all'ultimo secondo? Guarda, questa è una bella domanda. Ma me lo sono chiesto anch'io, ma caspita. In zona Cesarini, questo inconscio, se si facesse vivo prima, ci evita anche un po' di sofferenza. Non c'è stato verbo, all'ultimo secondo, lei stava per andare, la notte si è svegliata, sudata, disperata, no? E non ha avuto più titubanze. Allora ed è riuscita a sentire questa voce, ed è questa storia che ci ha tenuto un po' col fiato sospeso, anche se avevamo già intuito che finiva bene, ci dà delle indicazioni per il nostro, per la nostra ricostruzione, per riprenderci, no, a un po' in mano e ad ascoltarci, come lei invita, professor Morelli, a non essere giudicanti, a permettere a questa nostra voce interiore, a questa unicità, di raccontarci che cosa c'è dentro di noi. Guarda, già lo sapevo prima, ma non lo sapevo così bene. Io posso dirti che le cose che so oggi non sono quelle che sapevo 2 mesi fa, no? Anzi, mi sembrava veramente che molte cose di prima siano state molto banali rispetto a quello che so adesso. Quello che so adesso mi rendo conto che è ancora meno di niente. Però una cosa l'ho imparata anche questa, diciamo, no? Ad aspettare quando devi decidere, finché la decisione viene da sola, se non viene, aspetta. E perché uno dice, ma devo decidere in fretta, se devo andare via mi devo decidere in fretta, no. Ecco, ma professore, oggi, in questo momento di ripresa, in cui la nostra vita è stata sconvolta dal lockdown, adesso ci siamo sentiti compressi, immobilizzati, storditi, adesso come quando a un uccellino gli si dà improvvisamente la libertà, anche se in uno spazio naturalmente non completamente aperto, noi abbiamo tante cose da affrontare.
il lavoro, il cambiamento, le relazioni che magari si sono incrinate o sono nate durante il lockdown, si sono ritrovati degli amici via web, via... E stare fermi e ci sembra quasi un sprecare le occasioni, sprecare il tempo. Come resistere a questa richiesta che nasce dentro di noi del fare? Tu hai fatto prima l'esempio dell'uccellino in gabbia, no? Mi piace molto, perché la psiche è volatile. Noi ci vediamo sempre uguali, sempre fermi, no? Ma la psiche rinasce ogni mattina. E di notte vola nello spazio immenso dell'infinito della notte, portandoci questo uccellino al nostro vecchio nido, i nostri sogni, quando ci sono. I sogni non è importante ricordarseli, però bisogna sapere che ci sono dei sogni, come il caso che vi ho detto prima, che ti possono cambiare la vita. Eh sì. Allora, cosa, il titolo di questo mese, no? Prendersi cura di te, di Rizza, no? Che ne dico questo mese, il titolo a che cosa si dedica? A questo uccellino interiore che è la psiche. Vedi, al primo posto nei sondaggi c'è la paura del contagio, più importante ancora della paura di essere poveri. Cioè, in qualche modo, vedere le persone con le mascherine ci suscita dentro di noi la paura di essere contagiati. Sì. E la cosa incredibile... E anche di contagiare. Di contagiare. Ma il problema è che mentre, non so, ti guardo per i tuoi begli occhi, la paura del contagio c'è perché c'è la mascherina, mentre guardo... un vestito che mi piace, c'è sempre la paura del contagio, quindi questa paura permane dentro di noi, più forte della paura della povertà. Allora io cosa posso fare di importante? Guardi qua, che era il secondo tema che volevo darle. È il supplemento di Rizza di questo mese, come superare le nostre paure. Perché allora, la paura ci salva, ma la paura ci ingabbia. La paura di per sé è un meccanismo di difesa, meno male che abbiamo paura, siamo arrivati nel 2020 forse proprio grazie alla paura, ma ci sono delle paure che ci bloccano, ci tengono in gabbia. Bisogna aggiungere vicino la parola adesso. Adesso io, Raffaele, ho paura. Punto. Togliere la paura di ho paura. Allora chiudo gli occhi e immagino che la paura si trasformi in un'immagine, per esempio io che cammino, c'è un abisso, c'è un burrone, sono lì e immagino qualcuno che mi salvi. Insomma, la psiche è nata per fare i miti, le leggende, le fiabe. Non è nata per fare soltanto la psiche dell'io. Ora, il sollievo dalle paure, il prendersi cura di sé, il sollievo viene da far migrare la psiche altrove. Attraverso le immagini, prof. Attraverso le immagini, attraverso la fantasia, attraverso il distaccarsi dall'oggetto. Cioè io non ho paura del virus, io ho paura. Bene. E adesso questa paura la trasformo in una serie di immagini. Puntualmente facendo così arriva il sollievo. Dalle mail che mi arrivano qui a Rizza tutti i giorni, ne arrivano una quantità enorme, gente che si mette a staccare la mente, a far volare la fantasia, lentamente il disagio se ne va. E l'altro aspetto è la discontinuità. Cioè... È la parola con cui abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata, discontinuità, che sembra qualche cosa che, no, quasi un rimprovero, non essere così discontinuo, non so se si dice, ma discontinuità sembra proprio qualche cosa che si interrompe, non è continuo, non è logico, non raggiunge l'obiettivo, lo carichiamo di un significato negativo, in realtà è quello che ci salva, è proprio l'essenza della discontinuità. Esattamente, allora... Ti leggo due parole di Jung. Sì. L'effetto al quale io miro nella psicoterapia è di produrre uno stato psichico nel quale il paziente comincia a sperimentare uno stato di fluidità come l'acqua, di mutamento, di divenire, in cui nulla è eternamente fissato e pietrificato senza speranza. Per la mia paziente che soffre di questa paura del contagio, io le facevo immaginare il mondo dell'acqua, l'acquaticità. L'acquaticità che c'era quel giorno che ha partorito, il liquido amniotico durante la gravidanza, l'acquaticità quando nuota, l'acquaticità della vasca da bagno, l'acquaticità del lavar via dalla mente tutte le cose inutili, puoi andare avanti in mezz'ora, no? Mentre tu vedi di te soltanto il lato fisso pietrificato, come dice Jung, aver cura di te vuol dire, ma io sono anche altro, sono anche acqua che scorre, lo dico a mio marito che non lo amo più, no? Immagino questa fantasia che scorre nell'acqua, perché l'inconscio,
come ha fatto per quella signora, che gli abbiamo detto prima, l'inconscio trova lui la soluzione. Non sei tu, non sei tu. Devi sapere aspettare, aspettare, non sai quanto, ma aspetta un attimo, non decidere, aspetta, aspetta. Non te la senti di uscire oggi? Bene, aspetta, mi prendo cura della mia psiche, della mia bambina, del mio uccellino, mi prendo cura, lo accarezzo, gli dico, guarda, oggi non ti faccio uscire. Bisogna imparare a parlare con se stessi. Oggi, tesoro, non ti faccio uscire. Darsi un nome, no? Oggi ti tengo qui in casa. Come mi chiamo? Rosalba, bene, oggi il mio nome invece che mi dà Francesca. Adesso Francesca, pensaci tu, dobbiamo aumentare, come è nei bambini, il lato immaginativo, il lato fantastico, perché senza quello noi moriamo. Non sei stato male per il virus, perché molta gente in questo periodo, perché fa fatica a uscire? Perché nelle mura domestiche ha trovato un proprio spazio, ha fatto volare le immagini, ha trovato un modo per coabitare con se stessa, a cui prima non era abituata. C'è molta gente che ha più paura di uscire che di stare in casa. È vero, si chiama sindrome della capanna, prof, così sì. L'hanno ribattezzata? Sì, gli antichi sapevano tutto. Non pensarti come una donna moderna, sbaglieresti. Quando gli ebrei pensano a una festa, forse la festa di tutte le feste si chiama la festa dei tabernacoli, delle capanne. Nella Torah c'è scritto nasconditi in una capanna e stai lì. I bambini, se tu vuoi farli felici, fanno la casetta. Fagli fare una capanna. Perché nella capanna si forma la psicologia. Io ho visto molti attacchi di panico guarire con la immagine della tana. Tu vai a letto a dormire, bene, immaginati una tana, la tua tana. Cosa ci metteresti dentro? Che oggetti, no? Allora, la psicologia della capanna, che è la psicologia del tabernacolo, è la psicologia del nascondersi dentro se stessi. Perché è la psicologia dove, gli ebrei direbbero Hashem il Signore, io direi dove l'energia creativa dell'anima scende in campo, l'energia primordiale, no? Perché, vedi, molti mi domandano, ma perché le religioni parlano di provvidenza e io invece la provvidenza non la vedo? È perché tu ti tormenti troppo, continui a dirti come devono essere le cose. Il futuro, adesso ti dico una cosa che ti sconvolgerà. Sì, sono pronta, prof. Il futuro non è domani. Quando pensi al futuro, tu pensi sempre a domani, è un'idiozia. Quello non è il futuro che ti sei messo in testa tu, no? Chissà se mi rivolrà ancora, no? Chissà se il mio lavoro mi prenderà bene, no? Chissà se i miei figli andranno bene, chissà se no, quello è il futuro della tua mente vecchia. Mamma mia. Programmando il futuro con il vecchio che c'è in te. Sai cos'è il futuro? Il futuro è scoprire dentro di te qualcosa di nuovo, che c'era già dentro di te, antica come il mondo, che sta facendo te. Vedi, il futuro del seme è il suo fiore. C'era il fiore nel seme, certo che c'era. E quale fiore c'era? Quello lì, proprio quello lì. Era quel fiore lì, era il gelsomino di quella pianta lì. Ma come? Allora ha fatto una cosa che già c'era. Certo, già c'era, ma l'ha attualizzata. Il futuro è attualizzare ciò che c'è dentro di te e che lo stai usando, nuovo, nell'antico però, nell'antico. Quindi via questi certo. Che parlano del futuro, che avrai più soldi, fatto chi è. No, chiudi gli occhi ogni tanto e affidati a questo vuoto, perché questo vuoto è la terra del seme che prepara il fiore che verrà. Tu sei un capolavoro, non puoi trattarti come se fossi un'operetta da strapazzo. Quando dici nasconditi nella capanna, ti sta dicendo, guarda, che trova una tana, perché i tuoi fiori sono lì, non sono le opinioni che hai assunto. C'è una frase di Jung bellissima, dice che la porta verso l'interiorità è una porta stretta. In realtà è larghissima, ma è stretta perché l'hai riempita di opinioni che ostruiscono il varco, l'hai riempita di pregiudizi che ostruiscono il varco, l'hai riempita del passato che ostruisce il varco, l'hai riempita del futuro che ti sei messo in testa che deve essere, e la porta in cui entreresti a braccia aperte talmente larga, diventa talmente stretta che ti sembra non ci sia neanche più. Questo è un pensiero immenso. Questo, io sto facendo per me quello che serve? Non lo so. Bene, allora chiudo gli occhi e cerco il nulla e aspetto.
come ha fatto quella signora, l'inconscio spesso si rivela all'ultimo momento. Professor Morelli, c'è un ingrediente che lei suggerisce spesso che può in qualche modo permettere al seme della rosa di fare la rosa, al gelsomino di fiorire, ed è proprio la creatività. Ne parlate nel numero in edicola, la creatività, che è qualcosa che noi possiamo già imparare o guardare nei bambini e in cui non investiamo, perché ci sembra quasi una perdita di tempo, perché non vogliamo metterci in gioco, perché giocare, immaginare, andare altrove con la nostra mente, ci sembra quasi una perdita di tempo, qualche cosa che ci distoglie dalla soluzione del problema che ci affligge. Invece la creatività lei la cita spesso proprio come una strada, un percorso, un momento, un pensiero, mi aiuti lei a definirla in modo corretto, per no? permettere di far splendere la nostra unicità. Questo è l'altro giornale, Rizza Relax, che è un giornale dedicato alle tecniche di rilassamento. E vedi, se quando un paziente sta meglio, sta strano, quando impara a perdere tempo. Quando impara a perdere tempo. Perché voglio raccontarle, uno dei medici che è intervenuto in questi giorni nel mio programma, parlando della Covid, è stato tra l'altro medico in prima linea in una zona molto calda, perché lavoro in un ospedale a Brescia, così parlavamo al telefono, mi ha detto: sa quando io ho capito che stava passando un po' il momento clou, quello caldo, quello rosso? Quando io ho visto le ragazze che invece che in fila indiana come delle formichine andavano al lavoro, indossavano vestiti leggeri e avevano le gambe scoperte e sorridevano, chiacchieravano, ho sentito anche due che cantavano. Mi ha commossa questa descrizione di un medico che è come molto morelliano, credo, in questo dettaglio, perché ha colto quello che faceva proprio la differenza, cioè quel segno che ti fa capire che la situazione è cambiata. Professore, volevo condividere con lei questa storia perché, ecco, un segno che non ha niente a che fare con la malattia, ma che ti dà l'idea che il momento è cambiato. Allora, sai quando le donne stanno male, la prima cosa che fanno? Smettono di truccarsi, smettono di vestirsi per essere desiderate, quando annullano la loro femminilità. E questo medico, come si chiama questo medico di Brescia? Non posso dirglielo perché, però è un medico che lavora anche molto con gli anziani, glielo faremo una... È una persona veramente acuta, profonda, come molti medici sono. Grandi medici colgono i dettagli, no? Vedono nel dettaglio tutto il processo. Allora, quando io, questo vale per tutte le donne, mi dimentico di aprire le porte della femminilità, io sto inibendo intere aree cerebrali. Sto inibendo intere aree cerebrali. Quindi blocco lo sviluppo. Questo è valido per gli uomini come per le donne, cioè quell'area femminile, quello spazio di femminilità che è energia, che è presente in me come in lei, come non fa distinzione di genere, lo chiamiamo femminile ma non perché sia alberghi solo nelle donne, anche se noi siamo avanti, scusi, questo. Questo è vero. Questo è vero, ma so che sfondo una porta aperta con lei. L'uomo è XY, quindi il 50% dell'essere maschile è femminile. Gli uomini che perdono la femminilità dentro di sé o che non la conquistano strada facendo sono uomini inutili, perduti, violenti, che si ammalano. Bisogna saperlo. Femminilità cosa vuol dire? Vuol dire un'energia creatrice che danza dentro di te. E siccome le donne sono più vicine a questa energia creatrice, perché? Perché vivono dentro di sé, nel loro corpo, come nessun altro essere del mondo, la ciclicità. Le donne sono la danza della vita. Se tu proprio vuoi, quando hai un problema, vai vicino a una donna, stai zitto, non dire niente, mettiti vicino a lei. In lei c'è un'energia che
che senza saperlo fa il ciclo mestruale, e quando deve smettere di farlo, smette di farlo. E c'è un'energia che forma tutti i giorni il seno. Il seno non è un organo che è stato fatto, viene fatto di volta in volta. Il seno viene fatto per allattare? Anche. Il seno viene fatto per eccitarsi? Anche. Il seno viene fatto perché sta allattando il mondo intorno a sé. Mettiti vicino a una donna, non dire niente, ti sta allattando. Allora, ci sono azioni potentissime che si svolgono nel silenzio. Noi pensiamo, più ne parlo, più non succede niente. Allora, la creatività, tu vedi il regno della creatività, guarda i bambini quando disegnano, quando scrivono, quando si travestono, sono silenziosi. I bambini possono giocare ore in silenzio. Una signora mi ha scritto una lettera bellissima qualche tempo fa. Io ho fatto un numero di rizza speciale sul mandala, c'erano dei mandala da disegnare, e sua figlia non riusciva a restare gravida, no? E un giorno, senza sapere, si è messa a fare un mandala dove c'era dentro un animale con un animale più piccolino, è rimasta incinta. Non sappiamo se è stato quello, però sappiamo che è entrata in un regno dove la creatività ha permesso alle aree più antiche del cervello di scendere in campo. Ecco, questa è la bellezza, questa è la creatività. È il regno dove, sì, c'è il problema, sì, con te le cose vanno male, sì, c'è il virus, ma io sono qui per curare la mia dea, la mia bellezza, guai se non la curo io. E questo vale anche per gli uomini. Gli uomini in questo momento è il momento di incontrare la tenerezza, la dolcezza, le carezze, è il momento del farsi accogliere, è il momento della sessualità che può diventare diversa. La sessualità non è soltanto forza, la sessualità maschilista è soltanto forza. La sessualità, come spiegavano gli antichi taoisti, è un mondo intero, è il mondo dell'energia creativa. Quindi questo virus, con tutto il male che ci ha fatto, però ci può insegnare veramente a stare meglio con noi stessi per il futuro che verrà. Professor Morelli, grazie per questa nostra chiacchierata. Ci sentiamo presto anche per un appuntamento a Obiettivo Salute. Grazie. Buona giornata. Un abbraccio a tutti, buona giornata a te. Grazie. E sei una donna speciale.